vicino a me l'artista Antonio De Isi. Ecco qui, allora lui è un artista a 360 gradi. Nella vita si è dedicato la sua vita alla scienza, chi all'amore e chi alla fede. Lui ha dedicato la sua vita alla musica e al teatro per circa 60 anni, dando tutto per Napoli e per portare avanti la nostra cultura. Lui, come già ho detto prima, che vi ho presentato giù, è Antonio De Isi. Attore popolare napoletano, trasformista e chansoniere, che continua a raccogliere consensi unanimi dal pubblico e dalla critica specializzata. I suoi esordi sono talmente tanti che ci vorrebbe un giorno, o forse più di un giorno, per descriverli. Un grazie ancora. Che è venuto qui a mangiare nel Teatro Italia di Acerra, nella cittadina di Acerra, è contenta di avere il nostro grande artista qui su questo palco. Adesso voglio dare un attimo il microfono, cedere un attimo il microfono ad Antonio per due parole, grazie. Grazie mille, grazie a te, grazie agli organizzatori per questo ambito riconoscimento conferitomi. Veramente mi fa piacere, ecco, di questo premio per la carriera, come l'avete, mi hanno chiesto di fare qualche cosa, ma io purtroppo canzoni non posso stasera perché ho la voce, anche se posso parlare, ma lo so, ma non ti guardo, me l'ha chiesto anche Tony Azzetta, perché Tony Azzetta ha lavorato tanto con me, lui è bravissimo, è un grande, che Tony Azzetta è un grande, un applauso a Tony Azzetta. Volevo fare una bella cosa, mi ha detto una cosa di due minuti, mi ha detto Mimmo. Quindi è una cosa che praticamente di Ernesto Muro, il padre di Roberto Muro, è una cosa, una poesia, è un pochino triste, diciamolo pure, però nel senso che però è drammatica, ma è bellissima. Ecco qua, allora. O Mirko Rida Maronno Carmena, seguita la prima volta da Tecla Scavani, che ha lavorato pure con me in Tecla, e anche da Nino Taranto, e tanti altri attori, Rosalia Maggio. Chiova, cupia campana a chieso Carmena, sto Mirko Rida morta, famiglia e segatore tutta la chiesa, gente inzappata fino sotto in porta. E so ferma dentro la banale, negoziante vascia conciarie, signore aristocratiche, pezziette, Ferrari Sant'Eligio, Marnare, femmina malamente, rullare le baracche a ferrovia. E per mezza sta folli, faccia gialla, sciomoni tra i guai, miserie, schiante, na tante pezzecaglie di sudore. Guarda tutto quanto, a parlare da ragione, a do uno ma sargente, mentre si aspetta a benedizione con l'ordine casona, luce fra cerenza o sacramento. E presa che esce in la sacrestia con maffine formicola da gente, e chi che manda a scrivania, da fimbro la sebbana alla badina, e che non richiamato di stretta, che lenta gli occhi pigliato in faccia, tra moglie vicina, con un figlio alla mano, e nato in braccio. Chi guarda appesa una giacchetta, la giacchetta esultata, copietta e spurtosata, una palla scoppetta, e appeso ci sta scritto, caro tenuto Alfonso, invocando la Vergine, fu salvo. Qualche femmina di chiagna,
nata e poi nata, si è già formata una processione nella cappella a questa consacrata Madonna in persona. Arda cappella, poca gloria cera, vedi sti mura attorno con gli altri ritratti soldati, guardie di finanza, muzzo, bersagliere, e ognuno è loro se la lascia sola, a mamma che chiama e chiama, e da voi chiama Madonna e Natalissima. Quanta preghiera, quanta preghiera, quanta scongiura, vuta, che può sta luccando una femmina gravando e bacia la Madonna, a vita mia ronca, ma non mi fa morire pure a chi state con macchinati due, tutto ti ha strignuto figlio tuo, e mia, me ne levata sotto sciate, che cucciù, ogni casa in uai dice una vecchia, è che nate più forte, obbi, obbi, butto il cielo vicino ai recchi, ma anche ricchi di più, mi sto levando in scanna sotto lì, e te che può più, chiami tutto quanto, a poverella capoce che ho brucato a scavo, si è arrampicata in coppia e crarrava nonna, e arditamente, a minaccia la nonna tu per tu, siete bambini, siete bambini, con te che sto parlando, sì, con te che, la gente nella cappella sente, si muove, sta spiando. Guarda, con te che laccia, tu quando fai la morte di Gesù Cristo in croce ti chiami una vita tutta quanta. Ecco lei, le lacrime a lei non te ne importa, no, non te ne importa, non te ne importa. Perché capisci pure, a stessa mania tu ci chiede un bacio alla strasanta, ma tutto insieme alla Natalissima che ha avuto la chiesa tutta quanta, chiagna, chiagna, è vero, è vero, sì, è vero. Nanda sta mano aperta e consacrata che nessuno mai ha toccata, due, tre voci confuse e poi scinte e poi tutte, sì, 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 è vero, è vero. Chiagna Madonna, chiagna. E poi anche da dire un'altra cosa, che lui è il nipote di Gilda Mignonette. Gilda Mignonette, la famosa artista della America, fece la sua fortuna, veniva ogni anno a Napoli a trovarci quando veniva, perché lei ogni anno in agosto veniva a Napoli. E quindi... Va bene, ancora un applauso e adesso l'anno che sta parte con tutto il cuore, noi di Napoli Tamo, grande artista Antonio Di Lisi. Grazie Antonio, e adesso quando tornerai a casa ricorderai l'applauso di questo grande pubblico del Teatro Italia di Acerra. Andando a spasso nel tempo, nel comune vesuviano, precisamente a Santa Anastasia, vicino Napoli, secondo la leggenda il lunedì dopo Pasqua del 1450, durante la festa un uomo adirato per la sconfitta subita al gioco della pallamaglio, un antico gioco all'aperto originario di Napoli, bestemmiando scagliò violentemente una boccia contro l'effigie della Madonna, la quale avrebbe cominciato a sanguinare dalla guancia sinistra, facendo così gridare «Miracolo! Miracolo!». In quel posto fu eretto il santuario della Madonna dell'Arco, ora meta del tradizionale pellegrinaggio nel giorno della Pasquetta, dove si vanno a chiedere le grazie. Anni. Non lo so.
Paolo sta in mezzo. Mamma, sono la donna più disgraziata, più perseguitata dalla mala sorte. Abbiamo fatto la prima più disgraziata. Ma che è successo? Che è successo? Sapeva, no. Allora, c'è la stessa danza che voglio sapere. È tanto tempo che non dovevo. Non sono stata bene. Ma no, perché tu? Sono stata ricoverata per una forte depressione. Tu? Tu ti stavi sempre ottimista, compagnami. Il compagno uscire era un disgraziato, non innamoratemi. A un mese di matrimonio. Pazienza, non ci pensate, è acqua passata. Io sto male, non c'è niente da fare. E non ti preoccupare, mo tra signorina a chiesa e pregamo anche la bella Madonna che la con me. Thank you.
Buonasera, buona Pasqua. Oggi, anzi ieri, ho compiuto 120 anni. In occasione vi canterò una canzone. Maestro, musica! Nel nostro cuore e nella nostra mente. Non
prima cosa ti voglio dire, sei. Ah, signora mia, che giorno? Poi, questi anni è proprio a giornata di chiudere cosa poteva fare. Sono proprio scattuto. La seccia. Steva la seccia. Eh sì, non mi fai mettere un bancarino lì e scappa, come devi fare? Ma sono pronta. No signore, non sono pronta ancora. Ma come faccio? Io devo partire. Oh, Mi devo andare da Napoli. Fai buono, e dico una cosa, a Roma. Da oggi io non mi chiamo più Nannina. Come ti chiami? Mi chiamo Nini. È marito, no? Marito non dice niente. Ma Romi è tanti. Senti, ma a cosa di una cosa? E fammi sentire, ma mica solo a me. Sarebbe la giotta alla parella e la giornata.
questo sconcerto e la vita pare come fosse la morte. In questo mondo tutto arrabutato e io da che cosa storto sto schifato. Sono con giusto per te tutte le cose storte. E io, è una mistura che mi attacco con il russo e il bianco e ho verde in da sac e tutta la gente la non può mangiare. E sto contenta meglio il Signore, perché da una faccia è una camicia. E quando metà la lingua in doppolina, fa la facina, la lingua in paghetta. E beh, quando stima da palle e grida, chi va sta pure, ha da sapere la ricetta. Se l'uomo tutte chiacchiere, con questo sentiero, quando la sua cicia, se non torni al pantano e si devi da freno la strada sta finita a questo meglio vina occhiata piglia in giastello scarpare poveriella chi agne signore, signore! Sì, no, no.
stanno litigando. Because he always touched me and my body. Tu non hai paura, tu sei con Cristo. Ho capito, sta sempre attaccato alla cameriera. Yes, exactly. Questo qua, sapete perché fa queste cose? Perché lui si fa il chilometro, si chiama Frank. Chiamiamo Bolla, allora quindi Franco Bolla. Perciò tu non devi fare più queste cose, eh? Frank, next time I'm gonna break your head. Chi ha detto la ragazza? A lei che così si fa la prossima volta di spatata. Yes! Bene. Ma che ha voluto dirle? Che mi ha mandato là. That's amore.
fatto, altri ci tutto la parte. Andiamo qui. Thank you.
La presentatrice non c'è. Bene, finalmente è arrivato il momento di realizzare il mio sogno. Canterò questo album di Nutella. Speriamo che sia d'ascolto. Maestro, prego, è per voi. Accompagnatemi.
Passa aiutata in dalla tua mano.
Minorile, un penitenziario, ma con la dicitura di istituto di rieducazione per minori. Ospita minori sottoposti a provvedimenti di natura sia penale che amministrativa. Che caso Mario uccide, però voglio di mamma. Yeah.
Con la quale si indica una canzone particolarmente simpatica e brillante che narra una situazione divertente. Allora, questa canzone che vi canto adesso si chiama E allora? Allora voi, quando io mi fermo, dovete rispondere. Però deve essere una cosa più forte, perché sennò è... 1, 2, 3! Bravo! E non va bruciato papi pian piano, che succede sempre così. Si comincia forte e poi... E la canzoncina è lunga, capito? Nel dramma di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era benissimo, ma di sali di avola, quando alla mia quarantena salietta la signora. E allora io dissi subito, signora secca qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è un posto ancora, e qua senza andrata, saluta la signora. Dietro l'angolo mi strinse ancora un po', e rise poi
che abbia un capaccio, che sospira in Renna, canta la gamba fuori, come sospira in Cesare, che costa la signora. E allora io dissi, di Napoli, non mi so di Milano, fai bagni qua cerchissimo, ogni tanto domani, vorrei vedere il Felizio, non visto mai finora, io dissi posso, oh, grazie, e salvo qua la signora. E allora guardavo, magari do da poi, a gente ci guardava, dissi signor scende, e la miglia è tanta, se ha vinto di lavoro, e a frise c'è niente, ma io sono casi di noi. E allora ritorno tante se mi ha convinto a danzare, ma lei compare in genero disse oggi non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo il tipo un'ora, io sfando del Vesuvio, lei mi accompagna e allora. Necessità per tu, a Friso se magliaio non tu scendere di più, tu non mi immaginate, se uno già fuori, quando è un potente suo, scendete casi di noi. E allora qui viene graziosissimo, dai per un trasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma viene via da proprio, ma non ha fuori fuori, e chiedami da lampada e s'assettaia si più. E allora vedo proprio assieme a abbracciare chi girava con tutte le zanne di Luzzoliano chi sanno mai sta bestia si mandi alla valora non va nei tempi smoking con la signora. E allora ci guardai a corso tutte e tre le prese in fondo di spina, che si è ma non è ora, o grande niente pratica, parlo signor signora. E allora le fa, senza tu sei stupido, qua stupida la madama, scende le lette in tacca, se tu scende la magna, prendi le tante in amore, e le stelle paura, cace un banco in amore, carissima signora. Pigliare la pelle subito, ma la sciaffetta là, trovai ancora un tacco, se sciaffetta, pensione flora, e chi è tanto qua meglio, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, cade vecchio da nuova, non salta mai cambiare. E adesso, signori, facciamo l'ultimo collegamento con l'America per salutare i nostri concittadini napoletani all'estero. Thank you.
Grazie.
può dire. Però tutto quanto può guardare la cosa. Quello va a chiedere la cosa, quello americano, va a chiedere la partita, l'americano, la partita. Questo vuoi un po', non è proprio questo. Cristal, Cristal, è come vuoi andare, Cristal. Scusate, padre. Scusate. L'unica cosa porca che ti un po', poi. Ci manca solo la rossa d'oro, la rossa d'oro. Ci manca solo donna per fare il calzone in Nino Maggio, che manca, siamo a posto, capito? Salutare, ben ancora.
che faccia di mamma, se figlio ho una mamma, facile la torna che va si muore. Signore, mamma,
Allo spettacolo Vincenzo De Luca. Audio e luci.